questo ennesimo appuntamento parrocchiale per un'occasione molto, ma molto speciale, per fare gli auguri di buon compleanno e buon onomastico al nostro frizzante parroco! Auguri! E per Don Sebastiano, sarà una serata bellissima, una festa bellissima, frizzante, con tante, ma tante sorprese. Don Sebastiano, allacciate le cinture di sicurezza. Suggerisco a tutti, perché ci saranno ospiti internazionali da tutto il mondo, ma non vi posso anticipare niente. Ma intanto iniziamo con uno strepitoso balletto dal gruppo dell'ACR, coadiuvato dalle nostre bellissime educatrici. Musica! Anna, entra! Un applauso per Anna!
La nostra regista è arrivata direttamente da Milano perché stava girando un film milanese. È vero? È vero? Ok, allora queste bellissime bambine che si chiamano? Maria, Rossella, Daniela. Reciteranno una poesia per il nostro amatissimo parroco. Benvenuti stasera. Ma pare San Giovanni. Inizia. Splendi ancora. C'è un albero addobbato in casa mia, scintillante di luce e di colore, ma c'è tanto, tanto buio fuori, sofferenze e dolori, dolori a non finire. Ma nella notte fredda, splendi ancora, dopo lei, signore. Una cometa che alla pace invita, una cometa che verso di ci guida. Va bene, un applauso a questi bambini, sono favolosi. Ah, c'è un'altra poesia, fuori programma. Vieni tesoro, vieni al centro della scena. Quanto è bello. A chi sei figlio? Come si chiama tua mamma? Virginia. E papà? Oreste. Quanto è bello, che fa papà? Il pittore. Ah, un po' pittore, cioè fai quadri? No, il bianchino. Ah, bravo. Un applauso a tutti gli bianchi del mondo. Come si intitola questa bella poesia? Arricchiti di Natale. Tu mi hai fissato per Natale, va bene, va bene. E creatura come prima tre punti, né terra né nessuna. Il parroco che abbiamo a tre punti, non ho terra nessuna. Perché cose che facciamo a tre punti e facciamo solo nulla. Però Cristi, sono qua Cristina e Candela, da Stivore, scusa. C'è da così Cristina? Perché Cristina abita più a centro, capite? Che le dice, i sono europeo, che sta lì in Gambogna. Tu se dice, scusa, è figlio, ma c'è tu piazza di matrimonio. Favoloso a tirare il ponte Cristi Ferletta. Perché il matrimonio come faceva a tre punti, non ne fa nessuna. Allora, una bellissima poesia di Natale, tra poco sciocco voce. Prego. Com'è bello Natale, a sera da vigilia, è tutta una reliquia nascita Gesù, a tavola apparecchiata, l'albero illuminato, o presepe sta studiato, perché a mezzanotte sa da picciare. Ma mai in da cucina per fare cose buone e figlio capitone che non si può mancare. A casa chi ne fuma, non c'è papà, abita sto balcone che non si può respirare. O nonno figlio chiuso, davanti a una preserva, quel pane in demar si pia tutto calore. Natale poverino, ci penso babbanile, più ricco e poverino, a tutti fa campare. Bravi, bravissimi, un altro applauso a questi bambini e le sorprese sono tante. Maronanna, Anna vieni vicino a me. Mamma è a scavizzare parte. Se sapessi Don Sebastiano cosa ha detto. Vabbè, ha detto abbiamo fatto il Natale, Capuranno senza capito. E a Befano Castello. Don Sebastiano, che lei è diventata famosa. Però nella regina. Antonietta! La regina dei talk show di tutto il mondo! Con lei che fa proprio tremare tutti gli artisti emergenti! Ma Rosy Criatura, ma sono bella!
Ma non mi mamma Rosbanna che si è preso una figlia. Perché creatura terribile commette di mettere in punti. Non è vero. Giuda. Bene. Non momento perché mo dovete essere tutti attenti. Sperlate che regge per... Bambini, come siete belli? Ma se voi state zitti, faccio vedere uno scavatoso. Ci siamo? Silenzio, va bene. Allora, non perdiamo tempo perché le sorprese sono tante. Sfilatevi le orecchie perché questo argomento da noi è molto caldo. Vediamo se sono pronti o noi ci da spaccato, questi. La prova mossa. Sono pronte. No, aspetta. Ah, lei ci si sta ballando in cazzetta. Se ne sfilata su d'orità, forse. Si comincia, siete pronti. Vero? Hai detto che un matrimonio che ha fatto il sapano, poi domani Cristina ha fatto. Allora, questo è un argomento molto caldo, rapporto suocera-nuora. Vediamo cosa succede. Sti creature hanno troppo fastidio, sono troppo belle, ma oggi mi sa che andrà così, va bene. Il rapporto suocera-nuora. Vediamo cosa succede nella casa di Donna Concetta, che si dice non ha proprio un bel rapporto con la nuora, figurato la chiama baffone. Mamma, però si è persa nella suora, da quale convento siete scappati? Però le suore scalzate, però le chiama monaco fuori, le prime volte, non capisco niente. Perché le suore che abbiamo a tre ponti non è vero, nessuno è felice al numero uno. Allora, non ci sta la nora buona. Si parla. Basta che porti una stima e che domanda.
Poccere, facciamo una valera a fiamma a me, papà. Poccere, le mamma sole. Che l'imbecilla piaga a fottere. Pozzo pigliare il lugar. Prima pensava che era caffettera, no. Prego tutto e pozzo ricerà. Pronto, bacino di tre ponti. Che la vera, che schifo. Pop.
figlio vostro, perché se era per me, me ne andavo al ristorante. Vediamo come si chiamano.
Alessandro? Ah no, è come da maestra del bello. Sono Cristina, da maestra del maestra, così. Giulia. Giulia. Maria Rita. Maria Rita. Greta. Greta. Anna. Anna, applausi! Brave, bravissime. Mamma, mi saranno a concetto cadda subito. Tanto subito che la Cristian volevi fare l'augurio a Don Sebastiano stasera che cosa non già fanno a camminare, niente, riesce figli di nessuno te ne voleva. A fine mese quando ti ha pigliato pensione se ne presentano 20 figli, mamma mia, raddoppiano. E adesso passiamo a un momento musicale molto molto bello dal nostro maestro Vitiello Antonio, un applauso al nostro coro parrocchiale che tutte le domeniche ci allieva con i loro canti meravigliosi. Create un momento! Rosaria, sono tutte figli a te, diciamo. Mamma mia, ma pare madre Teresa e Calcutta. Sei parrucciando con tutte e tre. Mamma mia, che sta succedendo stasera? Allora, mette un attimo noi ci rinda spaccato perché si sono pronti una trova. Guarda, ma c'è chiappato un buon giro maestra così. Mamma mia. È arrivato pure le luci, zitta, zitta. Allora, un brano meraviglioso che sicuramente tutti quanti conoscerete. Signor Dune, ti vedi tanta bella stasera. Mamma, mamma, ma pare non saci mantici. A chi assomigli stasera? Tenga la luce nella luce che mangi. Ma no! È cambiata la pistola, ma non mi ha buttato di scopata da prima. Allora, signore e signori, tutti insieme. Oh. Allora, bello, un applauso al maestro Nello, guardi a tutti, mamma mia, al nostro mitico, sapete che dicevi stasera? Ieri sera il maestro Vitiello ci vede fare le prove della prossima scenetta che vedrete tra un minuto,
ma guardai e dicette, hai da perso proprio lo scuorno. Ma con scuorno non montri a tre punti! Nessuna! Bene, applausi che sono meravigliosi, sono bravissimi, sono bravissimi! Ed ora dal gruppo adulti, teatro della nostra comunità, una divertentissima scenetta. Durerà poco, non si può stare con jeans. Allacciatevi il cinturino di sicurezza perché l'ho scoppiata. Buon giù. Allora, un attimo. Chi c'è in scaletta? Ecco. E dalla scuola materna delle suore scalzate, i bambini accompagnati dalla madre superiora, suor perdonata. Suora, ma c'è un ordine? Suor scalzate? C'è. Perdonata c'è? Suor perdonata? Qua mi sta scritto perdonata. Va bene. Ed è anche la madre superiora. Presentano intanto dalla scuola materna, presentano una canzoncina tratta da Ponte, da Tre Ponti d'Oro. È arrivata la madre. Prego madre, prego. Un gatto nero, 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 si può.
omaggio floreale per il nostro amato parroco. Prego bambini, accomodatevi, venite. Bambini, ma non ha superiore su sta Giuliana Sanasso. Ha detto che dopo questa esperienza con i bambini fuori dalla scuola se la spugnava. Sono tornati. Applausi, che carini. E i figli dei dinosauri, ma che appartengono a Jurassic Park. Un attimo che torniamo subito. Che c'è? E chi c'è in mezzo qua? Cleliuccia! Madonna, mi guarda l'auto. Allora, Antonia, te ti sta piacendo questo spettacolo? Meno male, perché quella è una regista importantissima. Sei tu che hai girato Napoli velata. Mamma mia, proprio velata, non Sebastiano. Per carità. Anna, vieni vicino a me, perché tu ti sei sempre occupata di politica nel nostro paese. Ma non dice a nessuno, perché sennò tu altro. Mamma, si crea tutta! E mamma lo sta. E siamo pronti. Per un altro divertentissimo sketch dai nostri ragazzi dell'ACR che si intitola, manca a farla apposta sotto alle lezioni, Anna vattene da un'altra, che si intitola Il Comizio! Candidato, è bene vedere un po'
dormite! Tornerà! Chi? Chi? Come chi? Sua maestà! Il re! Cioè, ma cosa stava pensando? Mio caro la trippa, lasci stare il re dove si trova, perché sta troppo bene! Pensiamo a noi piuttosto! Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie! Io ho fatto un investimento che mi deve fruttare! Ah sì! Sì! Il Parlamento, 3 voti, possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ma no, perbacco! E chi ce l'aveva mai pensato? Il do des, ma questo do adesso dove si trova? Io ti do 3 voti. E tu sei già partito. Ah sì? Sì, senza contare che a 3 fonti ci sono gli ottimi terreni comunali che grazie al suo prestigio noi possiamo comprare per consorzio. Ah, ma scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io sapevo che il deputato deve fare gli interessi dell'elettore, di chi gli dà la fiducia e il voto. Sono cose di altri tempi queste! Roba passata! Passata! Ah, è passata! È sormontata! Allora, quindi adesso io vado al comizio, parlo e prometto... Prometta! Prometta! Fogne, strade, ponti e noi ci pappiamo tutti gli appalti! I conzi, gli imbecilli, i burini, i pestacchiotti mi danno i voti. Sì. Con i miei resti, voi andate in Parlamento. Sì. E poi noi 3 ci facciamo una bella pappata. Bravo, lei ha capito tutto. Lo so. Ho capito anche troppo. Allora, andiamo? Andiamo. Thank you.
Auguri! Auguri!